Altro che, ci ha portato via la nostra casa. Ma mica se ricorda che l'ho ricordato? Sì. Come cazzarica se vuoi. Sì, mi ricordo, non mi ricordo. Siamo rimasti con scalzi e senza vestiti. Siamo scappati appena, appunto. Don Enzo, oggi 25 ottobre, sono passati 68 anni da quando c'è stata quella disastrosa alluvione del 51. Don Enzo mantiene vivo questo ricordo perché dovrebbe essere un monito, e questa sera ci sarà la processione che porterà tutti i biemongesi sull'argine del fiumare Melodari. Sì, è una piccola festa di ringraziamento che ogni anno noi ravviviamo, soprattutto per sensibilizzarci sull'importanza della custodia del creato, ma anche sulla necessità anche di una attenzione ai fiumi e quindi alla pulizia, proprio perché appunto possiamo evitare con la prevenzione qualsiasi momento anche difficile che appunto possiamo vivere o incorrere. Il terremoto, le alluvioni sono state sempre esperienze che hanno mortificato anche il nostro territorio, però noi abbiamo la necessità di riaffermare non solo la presenza di Maria nella nostra storia, ma anche la necessità di impegnarci come persone a fare quello che c'è necessario, e cioè a prevenire questi possibili momenti difficili che potremmo anche vedere. Stasera, accanto a questo ricordo, a questo ringraziamento, iniziamo l'anno pastorale e, accogliendo la proposta del nostro vescovo, ripartire da Emmaus, vogliamo impegnarci perché anche i nostri piccoli paesi, i nostri piccoli villaggi ormai possano vivere, e per vivere c'è bisogno della disponibilità di tutti. Non basta fare solo analisi, dobbiamo ripartire da noi cittadini, da noi cristiani che abitiamo ancora questi luoghi, voler bene questi luoghi, ma soprattutto a custodirli, soprattutto nei valori dell'amicizia, del rispetto reciproco, renderli quanto più possibile vivibili. Ripartire da Emmaus, ci stimola il nostro vescovo, significa in fondo riappropriarci anche dei nostri piccoli paesi interni, ma significa soprattutto vincere la delusione e lo sconforto, vincere quel senso di tristezza che abita i nostri luoghi. In fondo dovremmo fare questo, come quei due discepoli di Emmaus che erano rimasti delusi dalla morte di Gesù, avere il coraggio di ripartire per andare dove? Per andare a Gerusalemme, un luogo che ci ricorda come la nostra vita è un cammino abitato dalla presenza di Gesù, che si presenta a noi come un forestiero e che ci accompagna anche in questi momenti di crisi che le nostre famiglie vivono, che i nostri paesi vivono. Per cui no alla disperazione, passiamo dalla disperazione alla speranza, cerchiamo un attimino di ripartire da noi, di ripartire soprattutto da Dio che ci ha offerto nel suo figlio Gesù la parola di verità. Ed ecco perché, come i discepoli di Emmaus, siamo chiamati in fondo a fare un piccolo passo, quello di amare sempre di più la parola di Dio e spezzare il pane ogni domenica. Solo così i nostri paesi potranno avere una speranza, perché l'unica speranza affidabile che stiamo vedendo in tutto il mondo è Gesù. Faccio un fantuno? Cattuccio nel corpo, per cacciare qua tutto l'ane, ma la murra è cristiana, da via l'ane, è come casino in casa. Il caso è più petito, così non pare pari. Povero cristiano, da via da Natando, a madonna mia, io lo sapevo. Ecco, Don Enzo, ci troviamo proprio davanti al greto del fiume, nella zona sportiva oggi, ma una volta c'era il fiume che ha invaso poi tutto il Melodari. Un ricordo indelebile tra i bivongesi. Sì, infatti io ho avuto la gioia di conoscere, in questi 25 anni che sono stato a Bivongi come parroco, la gioia di conoscere alcune persone di Bivongi che mi hanno raccontato cosa è successo nel 51, quando a un certo punto tutto il popolo ha deciso di portare il quadro della Mamma Nostra proprio all'argine del fiume. Sono stati per la verità 5 o 6 uomini coraggiosi che durante la tempesta, come ci testimoniano anche alcune foto dell'epoca,
hanno avuto questa fiducia illimitata nella potenza del nome di Mamma Nostra, a portare questa icona, questo quadro che noi stasera qui veneriamo, proprio per dimostrare la fiducia profonda che solo lei ci avrebbe potuto liberare da quel momento anche difficile. Oggi mi vengono in mente proprio i volti di queste persone che ci hanno raccontato questa esperienza. Quando loro sono arrivati lì, a un certo punto hanno visto proprio l'acqua ritornare indietro, quasi ciò che stava avvenendo e ciò che è avvenuto nel racconto dell'Esodo, quando il Signore fece passare questo popolo e lo ha liberato dalla schiavitù dell'Egitto.